Fatal Verona, fatal minuto, sempre lo stesso, il 94esimo. Un mesetto fa Boccalon stoppò l'annunciata promozione del Delfino a Marcianise. Ieri ci ha pensato Russo a bloccare sul più bello la festa bianca-azzurra. Sul gol piovono strali e polemiche per nulla tenero con il signor Baratta, l'amministratore delegato Daniele Sebastiani. Partiamo. Non sono mancate le emozioni ieri pomeriggio. Partito lancia in resta il team scaligero, ridisegnato dallo stratega Vavassori. Mengoni gigioneggia, Berrettoni schizza via, Zanon buca favorendo Colombo che serve un comodo assist a Ciotola che poco dopo sfiora il raddoppio. Tutt'altra musica la ripresa, più spavaldo e preciso il Pescara che scova il pari dal dischetto lasciando il team scaligero in 10 per l'espulsione di Pugliese, netto il suo fallo di mani. Il meglio arriverà più avanti, chirurgico Zanon dalla corsia a destra, spettacolare la deviazione aerea di Marco Sansovini, novello figlio il prodigo stagionale. Sotto l'aspetto dell'impegno del gioco non gli si può rimproverare nulla. Poi... peccato per la beffa finale, peccato per l'espulsione di Tognozzi a fine gara, resta il risultato. Toccare ferro è d'obbligo, ma la sostanza resta quella. Vorrei fare un invito a tutta la tifoseria pescarese, facciamo vedere.